Bentornati a una nuova puntata delle Frit. Questa settimana parliamo di, e non poteva essere altrimenti, Israele e Palestina. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Sì, questa settimana affrontiamo un tema particolarmente drammatico e delicato, quindi cercheremo di dare alcune informazioni e faremo particolarmente attenzione alle parole che si usano perché è veramente un terreno minato, anche appunto, soprattutto per la drammaticità, della situazione. Però, come al solito, partiamo e agganciamoci da quello che è avvenuto, insomma, in queste ultime settimane. Marco, cosa ha scatenato Sì, l'escalation anche questa volta? il casus belli in questo caso è stato una serie di operazioni per allontanare una parte della popolazione palestinese che vive in Gerusalemme Est da alcuni edifici, in particolar modo nel quartiere di Sheikh Jarrah. Allora, Gerusalemme Est, che cos'è? Cioè, Gerusalemme è una città teoricamente divisa, dopo una delle tante guerre, quella del 67, Israele si annette l'intera Gerusalemme, ma per l'ONU continua a essere divisa in due e la parte est, che è la parte araba, è considerato un territorio occupato. Tutta la vicenda israelo-palestinese si porta a una storia pesantissima dietro. In questo caso alcune forze radicali religiose di destra israeliane che rivendicano il fatto che prima della prima guerra, quella del 48, in quella parte di Gerusalemme c'erano gli israeliani e quindi questi palestinesi non avrebbero diritto di vivere là. Questo è stato il casus belli. Da lì sono cominciate una serie di drammatici scontri all'interno di Gerusalemme e di altre città in Israele. Ci sono stati degli attacchi sia alle moschee che alle sinagoghe. Ci sono stati dei linciaggi. Cioè, alcuni giornalisti, alcuni studiosi hanno parlato di rischio guerra civile all'interno di Israele, perché in Israele il 75% su per giù della popolazione è ebraico, ma oltre il 20% è arabo. Siccome la storia è lunga, abbiamo deciso con Marco di toccare 3-4 punti fondamentali, perché è una storia che comincia ai primi del Novecento, anzi tardo Ottocento, con delle correnti sioniste, così vengono chiamate, che teorizzano il ritorno del popolo ebraico in Palestina in diversi modi, trovando alleanze internazionali, spesso venendo usati anche dalle potenze europee in diversi frangenti della storia drammatica dell'Europa tra fine 800 e inizi del 900. Quindi abbiamo deciso di partire un po' dal 1918, no Marco? Sì, Cosa succede? dopo la fine della Prima Guerra Mondiale la Palestina finisce sotto il protettorato inglese. In Palestina c'erano gli arabi, cominciavano a esserci gli ebrei, come diceva Pietro appunto, che ritornavano alla terra promessa, però era sotto controllo inglese. Non c'era uno Stato della Palestina indipendente. Poi c'è la Seconda Guerra Mondiale e c'è la terribile la Shoah. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale le potenze che vincono la guerra e gli europei, con il senso di colpa determinato da non aver potuto impedire lo sterminio delle popolazioni ebraiche in Europa, decidono all'ONU la risoluzione 181 nel 47 decide una ripartizione della Palestina fra uno Stato arabo, fra uno Stato palestinese e lo Stato di Israele. E questa risoluzione è votata da tutti. Nel 47 la risoluzione, nel 48, quando si avvia questa cosa, è appoggiata pienamente anche dall'Unione Sovietica, che è d'accordissimo sul fatto che quella terra venga divisa e che na possa nascere anche uno Stato di Israele.
questa suddivisione non regge. Non regge perché sostanzialmente i paesi arabi non l'accettano, scatenano una guerra, ma la perdono malamente. E questa diventerà, nella tradizione araba, sarà la sconfitta del 48, quella che viene chiamata la Nakba, la tragedia. E questo produce, concretamente produce il fatto che Israele si allarga, se possiamo usare un termine del genere, prende il controllo di una serie di territori che all'inizio non erano previsti come sotto la giurisdizione israeliana. Da lì comincia un meccanismo terribile che produce una quantità di guerre enorme, dal 56 con gli israeliani che attaccano l'Egitto per la questione di Suez, al 67 con la guerra dei sei giorni in cui sono gli arabi che attaccano Israele, nel 73, e potremmo continuare. Sostanzialmente quasi tutte queste guerre sono vinte da Israele. Ricordiamo un punto importante: negli accordi del 48, se uno guarda una cartina, no, visualmente, poi viene abbastanza chiaro che, al di là di alcuni problemi di principio del mondo arabo che non accettava questa cosa, è chiaro che in questa divisione Israele riceve le parti più ricche d'acqua, che sono fertili, mentre pur avendo il 30% della popolazione, prende tutte le terre fertili e viene lasciato ai palestinesi tutta la parte meridionale che confina con l'Egitto, che è comunque desertico, è una piccola striscia che poi è ancora oggi la striscia di Gaza. Quindi, al di là di ragioni ideologiche e di principio, c'era anche qualche ragione vera per non essere contenti di un accordo di quel tipo, ecco. La cosa fondamentale è che a partire da lì noi abbiamo trovato una definizione, a nostro parere, molto bella. C'è una sorta, per quello che succede nel corso di questi quasi 80 anni sostanzialmente, una cristallizzazione dell'odio. Una situazione che sembra veramente impossibile, dalla quale sembra impossibile uscire, perché niente, cioè, considerate la vittoria di Israele militarmente significa che i palestinesi vivono senza stato e in gran parte in campi profughi. Allora voi pensate a 3-4 generazioni di palestinesi che vivono in delle condizioni incredibili. Dall'altra parte, in Israele, questo continuo sentimento di accerchiamento da parte di popolazioni ostili, e in ogni caso i due drammi, quello della Shoah per Israele e quello della Nakba per i palestinesi e gli arabi, sono fondamentali. Marco, l'ultimo momento in cui si sperava in una ricomposizione sono stati i trattati di Oslo, no? Sì. Che poi finiscono con l'assassinio del primo ministro israeliano Rabin, che viene ucciso, lo ricordiamo, da un estremista di destra israeliano. Gli accordi di Oslo sono del 93 e sono firmati da Rabin e da Arafat, che in quel momento guida l'OLP, che era il rappresentante del popolo palestinese. Le due parti li firmano con molti retropensieri. Sono gestiti e sono in qualche modo condotti dall'amministrazione americana di Clinton. La cosa importante di Oslo è che, da un lato, c'è un doppio riconoscimento: i palestinesi riconoscono la legittimità dell'esistenza dello Stato di Israele, e Israele riconosce la rappresentatività dell'autorità nazionale palestinese sul popolo palestinese. E gli accordi vengono firmati eliminando, mettendo da lato i problemi più grossi, che sono Gerusalemme, prima di tutto, la questione dell'eventuale del ritorno, perché i palestinesi appunto hanno l'idea del ritorno delle famiglie che erano state espulse nel 48 dopo la guerra. Insomma, i problemi sono grossi, e a Oslo, anche per
per i media, a fronte dei media, bisognava firmare e vengono messi sotto il tavolo e ritornano drammaticamente sulla scena. Ricordiamo anche che dopo gli accordi di Oslo, teoricamente si sarebbe dovuti andare a delle elezioni in Palestina. Le elezioni arrivano nel 2005, le elezioni presidenziali, quindi ben 12 anni dopo, e quelle legislative l'anno dopo, e che vedono la vittoria di Hamas, sono rinviate in continuazione proprio perché l'autorità nazionale palestinese, il cui cuore era l'OLP e Al-Fatah, va in crisi e c'è la crescita di consenso, soprattutto nelle aree che vivono una situazione più drammatica, come il caso di Gaza, dove cresce il consenso nei confronti di Hamas. Cresce il consenso su un'organizzazione che, al di là di essere un'organizzazione islamica radicale, supplisce alla mancanza di normalità, costruendo ospedali, costruendo scuole, diciamo aiutando fattivamente la popolazione. Quindi qualcuno poi specula su questo dicendo che in realtà l'appoggio non è tanto su Hamas in quanto l'organizzazione militare, ma è proprio questa mancanza di normalità in moltissima parte dei territori palestinesi che porta questo consenso legato al soddisfacimento dei bisogni delle persone che stanno lì. Ed è anche un discorso più in generale. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni alla crisi radicale da un punto di vista politico dei gruppi dirigenti della decolonizzazione araba, che erano sostanzialmente laici e di sinistra, che scompaiono perché questi gruppi dirigenti diventano dittatoriali e corrotti e vengono rimpiazzati quasi ovunque da una radicalizzazione in senso islamico e quindi anche in senso profondamente reazionario su molte cose che li rimpiazza e crea dei problemi fortissimi. E allora Marco, noi dicevamo prima come se ne esce, cioè questa cristallizzazione dell'odio. Chiaramente dopo il fallimento degli accordi di Oslo la situazione è andata molto avanti. Israele in diverse operazioni, ricordiamo Piombo Fuso, ce ne sono stati negli anni tantissimo, ha ridotto i palestinesi veramente in piccolissima parte del territorio diciamo della Palestina, e tra l'altro che non ha più una continuità territoriale. Cioè sono tante piccole enclave che sono controllate militarmente dall'esercito israeliano, e quindi anche questa ormai mitica soluzione dei due popoli e due stati, che è stato un po' il cavallo di battaglia della sinistra variamente collocata tra gli anni 70 e gli anni 80, è praticamente inservibile. È impossibile, cioè non si capisce dove dovrebbe fare lo Stato o dove dovrebbe esserci lo Stato di Palestina. Fra l'altro, come tu dicevi giustamente, la cosa che lo rende praticamente impossibile, sopra il fatto che la colonizzazione feroce portata avanti dai governi di estrema destra di Israele ha reso impossibile questa soluzione. Cioè adesso o tu sbaracchi una quantità enorme di colonie o altrimenti appunto non c'è proprio fisicamente la possibilità di costituire uno Stato. Se non è possibile due popoli, due Stati, l'unica possibilità è uno Stato, ma uno Stato non confessionale, perché l'altro problema grosso è che nel 2018 è stata votata a stretta maggioranza una legge importante, la legge Stato-Nazione in Israele, che definisce Israele casa nazionale del popolo ebraico, quindi esclude e rende, ufficializza la posizione di cittadini di serie B per gli arabi che vivono in Israele. Non riconosce più lo status di lingua ufficiale all'arabo e fra l'altro sancisce gli insediamenti ebraici, quindi quelli che vengono fatti fuori di Israele, come un valore nazionale. Allora, l'unica soluzione può essere uno Stato che non abbia questa legge e che sia un posto dove esista una democrazia, tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti, doveri,
e non come oggi. E allora noi la chiudiamo qui questa puntata e vorrei sottolineare che la puntata non è neutra, la puntata cerca di dare degli spunti per approfondire una questione complessa, perché noi restiamo sempre a favore di chi soffre di questa situazione, indipendentemente dalla religione e dalla situazione che sta vivendo. Quindi anche in questo siamo, tra virgolette, partigiani. A proposito di questo, Pietro, vorrei chiudere con una battuta. L'altro giorno, pochi giorni fa, c'è stato un grande sciopero dei palestinesi e degli arabi contro questa situazione. Il nostro sogno è che il prossimo sciopero sia contro i padroni e non contro gli israeliani o contro i palestinesi, ma che ci sia uno sciopero dei lavoratori contro i loro padroni.